L'intervista di Paola Perego continua e il suo desiderio è quello di sapere da Ornella Muti cosa pensa di sua figlia Nike. L'attrice racconta di amare di sua figlia il fatto che sia una donna che non si nasconde mai. Sebbene faccia errori, se ne prenda sempre la responsabilità e, infine, il fatto di essere piena di coraggio. Di comune hanno la stessa voce e il fatto che ad oggi stiano imparando, insieme, a volersi bene. Dalla madre, Paola Perego, passa qualche domanda riguardante il padre. Inizialmente Nike Rivelli offre vaghe risposte, ma dopo pochi minuti si lascia andare, è una storia complicata. Io, per anni, pensavo che mio padre fosse un uomo. Tutti ne eravamo certi. Abbiamo fatto il test del DNA perché anche lui aveva una famiglia. Dai risultati abbiamo scoperto di non essere parenti e questo è stato un duro colpo. Per me, ma anche per mia mamma. Ora non voglio più sapere chi possa essere. Io un padre l'ho sempre avuto, Federico Facchinetti, papà dei miei fratelli. Gli uomini mi vedono solo nuda. Paola Perego entra nella camera d'albergo di Nike Rivelli e la conduttrice non si fa sfuggire una curiosità. Nike, quanti uomini ti hanno vista in camicia da notte? Nessuno risponde. Lei, forse mio padre. Io vado a letto nuda. La sua prima relazione è stata un turbine di emozioni ed è incominciata quando Nike era ancora una bambina. A 13 anni mi sono innamorata di Christian, a 21 anni abbiamo avuto un bambino e ci siamo sposati, ma il giorno dopo il matrimonio avevo già dei dubbi. Nike, infatti, spiega di aver passato la prima notte di nozze insieme al figlio e alla sorella. Eravamo molto giovani, non eravamo pronti a tutto quello che ci stava capitando. Nike è una grande esibizionista sui social, sono numerose le fotografie che posta nuda e in foto di sesso tantrico. Ma svela, faccio solo foto, ma non lo pratico. E le donne? Mi piacciono in un rapporto con un uomo, ma non mi sono mai innamorata di una donna. Prepara l'uovo in tanga Nike Rivelli è un personaggio che fa sempre discutere. Ospite di Paolo Perego a Non disturbare la donna ovviamente ha fatto parlare di sé anche per la questione legata al padre biologico. Su Instagram intanto continua a provocare il suo pubblico, postando un video in cui la vediamo in costume preparare un uovo per il suo cane. Nei commenti ovviamente sono moltissimi quelli che le fanno i complimenti. Ma alcuni sono anche polemici e sottolineano come non sia il caso di posare così su un social network pubblico. Nike Rivelli intanto continua a far parlare di sé dimostrando come sia un personaggio che sui social viene tanto commentato dal pubblico. Riuscirà ad ottenere risposte anche sul suo padre biologico? Questo al momento non lo sappiamo. Ma di certo meriterebbe di avere chiarezza a prescindere da altre situazioni più o meno criticabili sul personaggio che ha costruito. L'attacco all'isola dei famosi Nike Rivelli, figlia di Ornella Muti, che oggi sarà ospite a Non disturbare, il nuovo programma di Paola Perego in onda su Rai 1 in seconda serata. Nei mesi scorsi la Rivelli, attraverso un post su Instagram, attaccò l'isola dei famosi. Io, Nike e Rivelli ho partecipato ad un reality show della Magnolia Pechino Express. Io, Nike e Rivelli, ho avuto un problema di salute e ho deciso di mollare il programma. Io, Nike e Rivelli, mi sono seduta a terra e non mi sono mossa finché non è arrivata la produzione del reality in questione, la Magnolia, e ho detto testuali parole, io ho paura per la mia vita, non penso di stare fisicamente bene, io me ne vado adesso, tempo un'ora ed io, Nike e Rivelli ed Andrea Facchinetti siamo stati liberi di andare via. Io, Nike e Rivelli, sostengo che finché si gioca si gioca. Ma se dobbiamo essere seri, quando si teme per la propria vita e quella dei figli, quando si teme addirittura la galera, non credo che ci sia Magnolia. O altro che mi potrebbe fermare dal dissociarmi totalmente. Abbasso il finto.